siamo, abbiamo finito l'attesa del mesciate, passiamo alla fase di sparge. Andrea fa il riciclo dei primi litri. Questo primo malto è leggermente un po' torbido, questa volta rispetto alle altre volte, perché avendo abbassato il livello di pescaggio, adesso già si sta già molto. È già bello limpido. Praticamente utilizziamo questa brocca con un colino molto ortodosso, però questo è quello che passa al convento, anzi l'abbazia, e si fa molto spazio, si fa ripassare questo primo mosto nella trebbia per rifiltrarlo. Una discreta limpidezza, quindi di solito facciamo, si fa rifiltrare i primi 3 litri e poi si passa alla fase di sparge. Lavoro un po' lungo, deve essere fatto con calma. Lavoro che normalmente con il BIAB non facciamo, perché col BIAB facciamo semplicemente si solleva la sacca e si fa uno strizzaggio . Ok, qua intanto abbiamo già l'acqua di spermenti, i ragazzi qua vanno avanti, abbiamo l'acqua di spargio a 78 gradi, eccola qua pronta. Mentre i ragazzi finiscono di fare il passaggio, io comincio a preparare il tubo. Abbiamo filtrato i primi 3 litri, adesso ho messo il tubo e siamo pronti per la fase di vera e propria disparge con l'acqua. Il mosto è praticamente trasparente. Ecco, una cosa che non abbiamo parlato all'inizio, perché l'acqua era già pronta, sia nell'acqua di mesh che nell'acqua di sparge è stato aggiunto mezzo limone per aumentare l'acidità e cercare di avere così una migliore estrazione appunto nella fase di sparge. Qua il colore è bellissimo, favoloso, degna di una vera IPA inglese. Piano piano continuiamo, ci vediamo dopo la fase di sparge. Ok, siamo a fase finale dello sparge. Qua abbiamo il mosto che si è molto chiarificato, perché siamo nelle fasi di finale degli ultimi proprio litri. Gli ultimi litri, voilà, siamo ormai alla fine. Quali. I ragazzi si sono impegnati, bisogna fargli un plauso
a queste giovani leve. Siamo in fase finale, il mosto è limpido, bello. Più o meno siamo già a una trentina di litri, 25-26 così a occhio. E adesso aspettiamo che il mosto passi attraverso le trebbie e poi andiamo a misurare il litraggio pre-boil. Fase di spaggio finita, abbiamo un buon livello di mosto. Adesso abbiamo chiuso la Vado sacca, fuori con la pentola. va fuori con la pentola, vediamo un attimino. Ci sono tutte le farine qui. Farine, vedi che sono rimaste depositate sul bordo della sacca. Intanto io, Alberto, mi dai una mano Mettiamo sul e fuoco. tiriamo su la pentola. Andiamo in bollitura, accendiamo. Abbiamo visto che più o meno il litraggio è 30 litri pre-boil. Apri pure a manetta, Va bene, apri una bella bollitura vigorosa come piace a noi, e siamo a posto. Adesso aspettiamo che arrivi in temperatura, nel frattempo poi si separeranno le proteine che verranno a galla, che le schiumeremo con la schiumarola e poi passeremo alle fasi di lupolatura quando inizierà la bollitura. Stiamo avvicinando alla bollitura, ecco qua che ci cominciano a fiorare poche proteine in realtà, per una serie di proteine che andremo a schiumare con la nostra fida schiumarola e il nostro secchiello. Qua le proteine schiumate stanno pian piano venendo ancora su, ma pochi minuti prima della bollitura. Siamo in bollitura, siamo arrivati in bollitura, ecco qua il mosto che bolle. Buttiamo la prima gettata di target a 60 minuti. Lupolo in coni, preferiamo così perché in fase poi di versamento nel fermentatore ci fanno anche un po' da filtro ulteriore. Ora questa è la gettata, l'unica gettata di amaro, target sono 50 grammi e c'è già un buon profumo. Poi faremo le ultime tre gittate d'aroma, 20 minuti, 10 minuti e 5 minuti, dove inseriremo anche la serpentina poi per il raffreddamento. Allora, siamo a 15 minuti dalla fine della bollitura. Qua abbiamo già fatto la gettata a 20 con 20 grammi di Stirling Golding ed ora di inserire la serpentina per la sterilizzazione della stessa. Qua molto semplicemente si immerge, tanto continua a bollire per 15 minuti, lo lasciamo lì e poi tanto fra altri 5 minuti faremo la penultima gettata di Stirling Golding e poi ancora una gettata a 5 minuti e poi passeremo alla fase di raffreddamento. Ok. Beh. Abbiamo finito la bollitura in questo istante e ora attacchiamo l'acqua di rete. Ha un colore spettacolare, cioè veramente vediamo di ficcarci la testa dentro. Favoloso, veramente. Questa splendida IPA. Qui useremo la serpentina in rame e in cui faremo circolare l'acqua di rete per raffreddare molto velocemente il mosto, in quanto un mosto lasciato lì troppo a lungo potrebbe essere attaccato da muffe, batteri. Anche se questo metodo non è forse il migliore, ci sono metodi migliori come i controflussi, gli scambiatori a piastre, che però la serpentina è molto usata in caso di volumi non troppo elevati di birra, e quindi comunque è uno dei metodi preferiti dai birrai casalinghi. Abbiamo finito la fase di raffreddamento e adesso siamo arrivati a 21 gradi, 28. 28 va bene, poi nella fase comunque di versamento nel fermentatore scenderà ancora un pochettino. Qua chiudiamo l'acqua. Ok, A posto. abbiamo levato la serpentina, siamo in fase di whirlpool. Si cerca di
trovare il modo di creare un vortice per convogliare i residui della cotta. In questo caso qua abbiamo dei coni, ma sicuramente anche un minimo di farine che sono passate. Ok, Panoramix. e via. Adesso copriamo, lasciamo 10 minuti che si depositi tutto e poi andiamo a travasare nel fermentatore. Abbiamo terminato 20 minuti, possiamo aprire. La birra, adesso non so se si riesce a mettere a fuoco, ma è limpida. L'abbiamo già prelevato precedentemente a un campione di birra per verificare la densità e con ancora una volta, con estremo stupore, ci ritroviamo un 1072 abbondante, comunque il colore è strepitoso, e come lievito abbiamo scelto questa volta un S04 e visto la gradazione, la densità, questa volta al contrario della svista che abbiamo avuto l'altra volta, ce ne mettiamo due buste sperando che non si inchiodi anche questa volta. Okay, mettiamo il lievito così senza reidratare, poi se vuoi far vedere il lievito che si poi si reidrata sulla birra. Boh, abbiamo finito. Ecco qua la nostra birra pronta per la fermentazione. Un po' di lievito in superficie, una mescolata per uniformare. Ok, metti pure il coperchio. Ok, vai, chiudete. E 10, cominciate 9 e 30, fate un po' il conto. Assaggiando anche il mosto, si capisce comunque che il luppolo e l'amaro tipico dell'IPA comunque è presente, a testimonianza anche di tutto il luppolo che c'è qua dentro. Un ottimo profumo a sentirlo così bene dalla pentola. È un bel colore rosso, Ok, diciamo. salutiamo i nostri lettori, diamo appuntamento alla prossima cotta tra una quindicina di giorni. Alberto, ci terrai compagnia anche questa volta oppure Vedremo. vedremo? Ok, e sarà probabilmente l'ultima cotta di stagione o la penultima cotta di stagione perché poi non abbiamo più di malto base, quindi o compriamo del malto base oppure sospenderemo un pochettino le attività fino alla nuova stagione. Ciao a tutti, al prossimo video, alla prossima cotta. Naturalmente, pollici alzati, a sostenerci. Ciao.